Prova di durata, percorre più distanza possibile con carburante limitato. Qui la distanza è tutto, il tempo non conta. Sfrutta i dislivelli del tracciato a tuo vantaggio. Sì, con l'Aveyron. Quanta benzina. Ok, maggior distanza possibile con consumo di carburante ridotto. Dobbiamo fare almeno 8 km e 8. Vabbè, qua signore, è come l'altra volta. La mappatura carburante dovrebbe tornarti utile. Ricorda anche che questa missione dovrai usare il cambio manuale. Vabbè, proviamo. E metti economica, ma da subito proprio. Piano. Questo è da fare proprio easy. Morbida, morbida. La Tomahawk da 1 milione, la Madonna. Lo so che sarà una rottura di coglioni, signori, però. Questo è quanto. Almeno in questa parte, un po' di scesina la sfruttiamo. Spingere al Nürburgring è un po' così, però. No, non si può mettere a folle perché il cambio è al volante, quindi prima di arrivare a folle bisogna mettere la seconda, la prima, e quindi si blocca la macchina. La settima neanche, perché in realtà il consumo benzina non è che più alta la marcia e meno consumi, eh. Devi tenere i giri al punto giusto. Perché se metti una marcia alta ma i giri sono troppo bassi, consuma più di una marcia più bassa con giri più alti. Quindi bisogna regolare un pochino il tutto. Qua piano piano, eh. La salita, tanto poi c'è un po' di discesina. Ma non è che si lancia più di tanto in discesa per il semplice fatto che comunque la terza a 2000 giri non, in linea teorica non dovrebbe influire tanto il freno motore, eh. A 2000 giri su un Aveyron, insomma. Perfetto, preciso, senza frenare. Il giusto, il giusto. Perché quella è comunque una curva abbastanza stronza. Qua è più pendenza, quindi ci sta. Ma gli oro per noi è il problema. Oddio, saranno sicuramente un problema anche altre prove. Ma quella più stronza sarà quella d'accelerazione. Aspetta, spingi un po'. Grazie, Semita, grazie per i 7. La Tomahawk, dove. In che concessionario sta? Certo, spendere un milioncino un po'. Andiamo a vedere. Appare brutto.
Per carità, poi si potrebbe usare comunque per fare gare in modo easy, veloci, veloci, insomma. Vabbè, comunque abbiamo fatto 6 km col 50%, ci sta. Questa curva stronza, ma quella sotto la discesa è ancora più stronza. Là mi sa che un po' dobbiamo frenare. Meno male che. Quella là me la ricordo che è stronza. Per forza. Attenzione, un su le mani per Semita che regala 5 sub alla community. Grazie mille, Semita, grazie di cuore, gentilissimo. Grazie mille per le 5 sub giftate. Mi raccomando, ragazzuoli, voi che avete ricevuto la sub in regalo, ringraziate il buon Semita. Attenzione. Qua un po' di acceleratore ci va che. Consumiamo troppo di quarta lì in accelerata. Poi l'ho sempre detto, a me la Veyron, signori, mi ha sempre fatto cacare. Andrò contro tanti, ma la Veyron di una bruttezza unica. Mi dispiace dirlo, ma terribile per i miei gusti personali. No, vabbè, signori, a sto punto facciamocelo. Tanto ormai c'è rimasto il 5% di benza. Dai, almeno 10 km facciamoli, vai. A posto così. Chiron esteticamente è già più bella. Ma questa estetica. Però fateci caso, capite un pochino anche i miei gusti, che vi avevo detto dell'ATT che era troppo tondeggiante, la prima RO troppo tondeggiante. Pure qui effettivamente troppo tondeggiante. Dipende dalle auto, però in linea generale per quelle sportive un po' più spigolose le apprezzo un po' di più. Poi per dire la 500 vecchia tonda tonda, ma quella è un altro passo. Quello è l'altro passo. Vorrei arrivare a fare almeno quella con le formula qua. Tanto per. Ah, è la prossima. Allora, vediamo un attimo sta Tomahawk. Vediamo un attimo se ci tocca spendere veramente quei soldi. Ma ne vale la pena? Ne vale veramente la pena? Ma no, Madonna, che cosa brutta. Porca puttana, io le odio ste macchine. Cioè, avrei speso ben volentieri 2 milioni e mezzo per quell'altra, ma Cristo santo. Cavalli, 2000. Ma questa qua? Peso 63. Porca troia, è pure la più brutta tra tutte.
Questa era pure più caruccia, dai. Coppia, penso sia questa, perché la coppia è anche la migliore. Sì, i prototipi, cioè, le classiche vision car. No, costano tutte uguali, però quella che ha più potenza e quella che in realtà ha anche più coppia è questa. Questa, sia più coppia, più cavalli. Quindi direi che è questa. Grazie Moscon, grazie per i 10. Grazie mille. E insomma. Cioè, tu per dire, se volessi collezionare tutte le auto, di queste qua te ne devi comprare 4. Dai. No, più che altro non vorrei. Allora, la Viper comunque costa 120.000. Minimo, ci devi spendere il doppio. Arrivi a 300-400.000, se poi non è come questa. La scudo non c'è, purtroppo. Vabbè, signori, comunque ci può tornare utile. Lo so che fa un po' cacare, però sti cazzi. Ci pensiamo. Facciamo che ci pensiamo. Andiamo a riscattare il biglietto del nulla. Ma la Viper comunque andremo a spendere, secondo me, 500.000 e non ce la facciamo mai. Può essere. Vediamo, attenzione, attenzione. Ci dai 5.000. Ipotizzo, eh. Per dire. Palesemente queste sono buggate. Quante ne ho spacchettate io? Una ventina? A parte quella volta del NOS, che comunque non puoi rivendere, e quindi è peggio il NOS che ci ha dato che i 5.000, tutto sommato, visto che non ci faccio un cazzo, visto che è per un'auto che non è per me. Ho preso sempre il minimo. Che senso ha? Non gli dare i biglietti. Che cazzo ci fai? Tanto è una troiata. Grazie, Sniper Rider. Grazie per i 9. Grazie mille. Cioè, è totalmente inutile. Andiamoci a fare la gara con le formula, va. E quindi sorpassa tutte le auto sul circuito di Spa in condizioni di. No, come bagnato pesante. Padroneggia la potente ma insidiosa F. Per fare il miracolo. F1500 TA Spa sul bagnato. Bravi tutti. Proviamo, proviamo. Secondo me facciamo una brutta fine. Voglio fare.
l'avevamo fatto bene bene quel curvone, ci stavamo, ci stavamo. Quale cattiveria? Vai. A posto. Ha pagato. Magia del giro singolo con la FXXK. Domina un singolo giro. Il modello Ferrari esclusivamente da circuito. Ascolta il ruggito del cavallino rampante sul tracciato di Monza. Pieno di tifosi invisibilio. E che dobbiamo fare? Dobbiamo superare qualcuno? Dobbiamo fare un giro così? A piacere, per sapere, eh? Ah no, dobbiamo arrivare primi. Guarda qua che bella spizza. Ce la facciamo andare bene. Grazie, è stato un piacere. Arrivederci. Arrivederci.
che stai fuori. Missione derapata con la Viper di gruppo 4. Bene così. Bene. Non lo so, le patenti non l'ho più preso. In realtà dovremmo andare a prendere. È una vita che non le facciamo. Cristo. Frena, frena, scala, gira, fa quel cazzo del fuoco. Che piano piano. Vai, vai, rifai, rifai. Oh, che cazzo di bello questo. Ah no, ce l'abbiamo fatta. Bravi tutti. Basta, basta. Bravi tutti, va a posto così. Pensavo di aver fatto un pochino meno, ci sta. Onesto. Arrivederci. Va bene così. Affanculo. Prova di merda. Prova di merda. E le missioni qua le abbiamo completate, tranne quella di accelerazione e questa qua che dura 30 minuti che non avevamo, anche se poi in realtà ne abbiamo persi altri 45. E va bene, va bene. Poi ci sarà questa che però devo arrivare a livello collezionista 19. Forse lo sbloccherà una volta finite queste qua. Oh. Che fai, non lo riscatti? Vai, va. 5.000, 5.000. Anche meno, anche meno. Se vuole glieli do di tasca mia. Ah no, qua per forza qualcosa ce la deve dare però, eh. Attenzione, è rimasto fregato. Quant'è? Attenzione! E che è successo? Va bene, ragazzi, grazie mille a tutti, direi che ci possiamo salutare qui.